E soprattutto dobbiamo rafforzare il consenso all'interno delle nostre società su alcuni punti fermi fondamentali. Anzitutto, ribadire la centralità della libertà economica. Senza libertà economica non c'è alcuna possibilità di crescita e di sviluppo. Scommettere ancora sul libero mercato, il più grande motore di prosperità della storia. Libero mercato e libertà di commercio. Veniamo da anni di discussioni sui trattati di libero scambio, discussioni che per vari motivi sono finite in un angolo dal quale sembrano incapaci di uscire. I nostri accordi devono muovere non solo dalla voglia di aprire sempre di più le nostre economie, ma anche dall'intenzione di mettere al centro i nostri valori, quelli sui quali si sono basati decenni di crescita e di benessere. I valori della società aperta, della democrazia e dei diritti umani, della collaborazione internazionale basata sul dialogo, la rule of law e non sulle prove di forza, valori del contrasto al cambiamento climatico e della lotta comune al terrorismo fondamentalista.